Ciao ragazzi, ieri abbiamo visto la costruzione con il sì impersonale, in questo video invece vediamo la costruzione con il sì passivante. Ho scelto di affiancare questi due argomenti perché spesso i due sì vengono confusi, ma vediamo insomma di chiarire le idee per fare in modo che ciò non accada. Allora, quando abbiamo la particella pronominale sì più un verbo transitivo più un complemento oggetto espresso, abbiamo una cosiddetta costruzione con il sì passivante. Ad esempio, il sabato sera si mangia la pizza. Il sì passivante viene usato in costrutti, scusate, con valore passivo. E si forma con la particella pronominale sì più la terza persona singolare o plurale di un verbo transitivo. Praticamente la costruzione con il sì passivante non è nient'altro che un'alternativa alla classica forma passiva formata dai verbi essere e venire più il participio passato del verbo. Vediamo un esempio per chiarire. Il sabato sera noi mangiamo la pizza. Questa è una frase informativa semplice. Il sabato sera la pizza è o viene mangiata da noi, forma passiva classica. Il sabato sera si mangia la pizza. Questa è una forma passiva formata con il sì passivante. Quindi è un'alternativa alla forma passiva classica. Un'alternativa all'utilizzo dei verbi essere o venire più participio passato. C'è una regola da rispettare. Il sì passivante si utilizza solamente con la terza persona singolare e con la terza persona plurale. Ad esempio, d'estate si mangia il gelato, e questo è un esempio con la terza singolare, d'estate si mangiano i gelati, e questo è un esempio con la terza plurale. Un'altra regola importante, nei tempi composti, quando si utilizza quindi una frase con il sì passivante nei tempi composti, l'ausiliare è sempre essere. Ad esempio, il mese scorso si sono fatti pochi acquisti. L'anno scorso si sono mangiati pochi dolci per via della dieta. Quindi, come ho messo in grassetto, si usa il verbo essere per i tempi composti. Una cosa molto importante da ricordare per fare in modo di non fare confusione tra sì passivante e sì impersonale è questa. Quando non è presente un complemento oggetto espresso, il sì non è passivante, ma è appunto impersonale. Ad esempio, in Italia si mangia bene. Questa è una costruzione impersonale perché non c'è nessun complemento oggetto espresso, anche se si utilizza mangiare come un verbo transitivo. In Italia si mangia la pasta. Qui è presente un complemento oggetto espresso, perciò è una costruzione con il sì passivante. A scuola si studia molto, costruzione impersonale, perché non è presente un complemento oggetto. A scuola si studia l'italiano, qui è presente un complemento oggetto espresso che è l'italiano e quindi questa è una costruzione con il sì passivante ed equivale a dire che a scuola viene studiato l'italiano. A scuola l'italiano è studiato, viene studiato. Spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com, ricordatevi che sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e ci vediamo al prossimo video.